Ciao Fulminini, oggi sono qui per rispondere alle vostre domande dell'Ask a Thunder. Però prima di iniziare volevo dirvi che sto cercando di fare un aggiornamento per quanto riguarda le cose tipo audio, videocamera eccetera, e che se volete darmi una mano vi lascio sotto qui in descrizione la mia wishlist su Amazon. Se non volete non è un problema, è soltanto una vostra scelta. Iniziamo. Allora, da Cleo Paddington, secondo te si può provare disforia per una o più parti del proprio corpo ma senza avere disforia di genere? Le due cose sono per forza collegate? Allora, non sono collegate, però disforia di genere è una cosa, provare disagio nei confronti del proprio corpo è un'altra. Per i cis esiste il dismorfismo corporale o qualcosa del genere e non ha niente a che fare con il genere, cioè nel senso puoi provare sconforto nei confronti di qualche parte del tuo corpo, ma se non ha niente a che vedere con il genere non è disforia di genere e quindi non è body disforia in quel senso collegato. Cerca un po' su internet dismorfismo e cose del genere, ti conviene. Sempre da Cleo, hai un ideale di ragazza? La mia ragazza si chiama Sakuraji Mamai e viene da Seishun Buta Yarawa Banigoro Senpai wa Yume no Minai. Andatela a cercare. Da Anthony VR, è bello rivederti, complimenti per tutto. Io ho una domanda un po' specifica, sono in terapia da un anno e mezzo, più o meno, e lavoro in un fast food. La barba ovviamente si inizia a notare e vorrei tenerla leggermente lunga. Non un barbone ovviamente, ma che sia un po' visibile. Solo che sul lavoro non me lo lasciano fare. Ho chiesto sia al mio medico di base sia alla psicologa che mi ha seguito, ma loro non possono fare molto in proposito. Secondo te l'endocrinologo che mi segue può fare qualcosa? Non so, un certificato o qualcosa di simile. Perché a me crea davvero disagio tagliarla sempre. Grazie mille se risponderai, un bacio, continua così. Dato che era un po' vaga questa, io ho chiesto se poteva specificare un po', infatti gli avevo chiesto se questa è una politica aziendale oppure se altri ragazzi hanno lo stesso problema, nel senso che anche loro devono tagliarla. E mi ha detto che i pochi ragazzi che ci sono se la tagliano, uno di questi ce l'ha appena visibile. Lo fanno per una questione di igiene, ma io chiedo solo di lasciarla accennata come barba invece che tagliarla ogni giorno. Quindi di base lui non ha risposto alla mia domanda, perché dice che gli altri ragazzi che ce l'hanno, che stanno lì, se la tagliano, quando mi ha detto se è una politica aziendale. Di base io non credo che l'endocrinologo possa fare qualcosa, e se questo sta scritto nel regolamento del fast food in cui lavora, deve tagliarla. Sinceramente non saprei neanche a chi potresti rivolgerti, forse a qualche comitato lavorativo o all'HR, però sinceramente io credo che se dicono che devi tagliarla e tutti gli altri l'hanno tagliata, devi tagliarla anche tu. Da Mr. Singe. Ciao Richard, è bello vederti. Per la Scatander mi piacerebbe chiederti come ti senti socialmente in quanto uomo trans nero in Italia ed eventualmente le differenze con l'estero. La domanda è vaga, quindi rispondi come ti pare, Sabuti. Allora, prima di tutto io non mi identifico come nero perché non lo sono, nel senso che mio padre è bianco e mia madre è di colore nera, quindi io sono mulatto, quindi non c'entro niente con l'essere nero. E inoltre sinceramente non saprei farti un paragone con l'estero, perché l'estero è una cosa così vaga, nel senso che ci sono tantissimi paesi in cui il razzismo è normale e altri in cui è meno tollerato, però comunque essere un uomo di colore è più problematico rispetto all'essere bianco, perché ovviamente è l'intersezionalità. Io ti direi che il fatto di essere trans, almeno io non ho problemi in Italia per quanto riguarda questa cosa, e vengo più che altro discriminato in quanto di colore, quindi le persone per strada, in metropolitana eccetera, non possono sapere che io sono trans a meno che non mi abbiano visto in televisione o su YouTube, mentre la pelle è quella e non posso nasconderla in qualche modo, e quindi è praticamente soltanto razzismo di base che non è per nulla collegato all'essere trans. E ho conosciuto vari ragazzi e ragazze che vivono ad esempio in Belgio oppure in Olanda eccetera, e quando sono andato al Transgender Europe Council nel giugno del 2018 c'era anche una differenziazione per quanto riguarda safe space per persone di colore e persone bianche, quindi comunque c'è anche una forte discriminazione all'interno della comunità trans, e
ad esempio se io vado a qualche convegno o qualcosa del genere che ha a che fare con la popolazione trans, solitamente sono l'unico stronzo lì in mezzo, o al massimo ce ne sono altri due e tutti gli altri sono bianchi, quindi siamo una minoranza nella minoranza nella minoranza, però vabbè, non ci posso fare niente. Da Edo Viskige, mi dispiace, non so come si legge, come fai ad avere i denti così perfettamente bianchi? Me li lavo. La mattina lavo i denti e a volte la sera prima di andare a dormire lavo i denti, se me lo ricordo. Niente di più. Allora, da Il Postino di YouTube. Ho da poco letto un libro di una ricerca sociologica sull'inclusione LGBT in Italia. Si chiama Città Arcobaleno. Lo conosci? Se sì, da sociologo, cosa ne pensi? Visto che la magistrale non ti sta soddisfacendo e vorresti andare a Londra, hai pensato di prendere in considerazione un periodo all'estero, ad esempio l'Erasmus? Allora, penso di aver letto da qualche parte l'esistenza di questo studio, però non l'ho letto. E sì, voglio andare in Erasmus a Cork, che sarebbe in Irlanda del Sud, e solamente che sono due posti per quanto riguarda i 6 mesi, mentre uno per un anno, ma solo per la triennale. Quindi se riesco a essere papabile per uno di questi due posti ci andrò, ed ho trovato un corso bellissimo a cui voglio partecipare troppo e devo andarci. Da Lost in Forks, ciao, è vero che assumere ormoni aumenta il rischio di tumori o altri seri problemi di salute? La risposta è non si sa, perché di base non ci sono studi a lungo termine sulla comunità trans per quanto riguarda queste cose. Ad esempio per noi ragazzi F2M non ci sono studi per quanto riguarda fare o no l'isterectomia può portare a tumori bla bla bla, perché solitamente in moltissimi paesi siamo costretti a essere sterilizzati e quindi non si fanno questi studi. Cioè di base gli endocrinologi ti dicono ma se non lo fai ti può venire il tumore, ma di base stanno dicendo una stronzata perché non sanno veramente la risposta. Ad esempio io settimana scorsa a una conferenza a Napoli ho parlato con un'endocrinologa e lei mi ha detto che no, non è vero, perché effettivamente ha riscontrato che questa cosa non è vera. E sinceramente io direi che ha ragione lei, però non sono un medico e quindi prendi quello che ho detto per un nulla praticamente, però non ci sono studi a riguardo, quindi non c'è né un no né un sì, non si sa. Da Valentina Matthews, ciao, magari è una domanda sciocca, ma cosa ne pensi rispetto alle rappresentazioni LGBT negli anime? È complicata la cosa, io ho parlato varie volte di anime e manga LGBT, se vuoi ti lascio qui sopra un paio di video a riguardo. E nei manga ultimamente vedo che la cosa sta migliorando molto, però direi che dipende anche da cosa stai leggendo, perché io leggo molte cose più di nicchia, mentre se vai nei classici yaoi o yuri questa cosa non la vedi perché comunque sono sempre stereotipati, però stanno migliorando, sì. Poi su Instagram SV Perbattito mi ha chiesto opinione sul pensiero dei gender critical e Red Femme riguardo alla comunità trans. Non so risponderti perché comunque non è roba che mi interessa più di tanto e sono transfobiche queste persone, che me ne frega. Queste dovrebbero essere tutte le domande che mi sono arrivate, se non ho risposto alla vostra mi dispiace ma non l'ho trovata in questo momento. E se avete altre domande che volete farmi risponderò qui sotto nei commenti tranquillamente, anche se volete dei titoli ad esempio di anime, manga, videogiochi, scrivetemi qui sotto nei commenti e ve li lascio e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!